Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio rispondere con voi a una domanda che ci tiene incollati un po' a Juventus e al calcio in questi ultimi giorni, nella scorsa settimana, dopo la sconfitta contro il Real Madrid in casa nostra. La domanda è, c'è ancora qualche speranza di passare, sì o no, contro il Real Madrid? Innanzitutto pensiamo a come arriviamo. Arriviamo dopo una sconfitta contro il Real Madrid, 3-0 in casa. Andiamo qui nel Bernabeu, in casa loro, da sconfitti in questo modo, e quindi di per sé la cosa è un po' difficile anche da comprendere e da ragionarsi sopra. Allora, ho visto in questi giorni due fazioni di juventini, io mi ci metto in mezzo perché poi vedrò perché, due fazioni, una che dice che no, non c'è nessuna speranza, è proprio pessimismo totale, cosmico, non c'è nessuna speranza, la Juventus è praticamente fuori, sarà una partita di una pro forma in cui giocare e basta così. D'altra parte sono coloro che evocano il fatto di essere la Juventus, pertanto essendo la Juventus, essendo noi la Juventus, la speranza è l'ultima a morire, perché noi siamo in grado di fare certe imprese, il pallone tondo e quindi la possibilità di ribaltare il risultato c'è, perché comunque la matematica, non dico che sia la nostra parte, ma come hanno fatto loro 3 gol, in qualche modo possiamo fare noi, e quindi c'è la parte di quelli ottimisti un po' per forza. Io mi trovo in mezzo, perché in realtà sarei un po' più verso il pessimismo, cioè per me è un realismo, nel senso che, il mio parere personale, se prendi 3 gol in casa del Real Madrid, la squadra più forte del mondo, difficilmente riuscirà ad andare te in casa loro, al Bernabeu, a fare almeno 3 gol, almeno per andare ai supplementari, in quel modo là, contando che noi non siamo la squadra più forte del mondo. Molti possono dire che in passato ci sono stati diversi episodi di tipo PSG-Barcellona, che hanno rimontato poi al ritorno, però c'è una cosa da dire. Il Real Madrid non ha la mentalità di quelle squadre che si sono fatte rimontare negli anni passati. Il Real Madrid non molla mai, secondo me. Cioè non è che il fatto che ha fatto 3 gol all'andata, allora viene a ritorno, tanto sti qua, di sicuro non ci fanno 3 gol e l'abbiamo passata. Il Real Madrid ha una mentalità pari o superiore alla nostra, anzi superiore alla nostra, perché in effetti loro in Champions League ne hanno vinte 3 in 4 anni, pertanto non faranno calcoli, magari ovviamente non ci sarà un risultato 3-0 ancora, pur essendo loro in casa, ma si vedranno costretti a difendere quel risultato e a migliorarlo se possibile, quindi non si tireranno indietro neanche per sogno, neanche per scherzo, non faranno del difensivismo a sé stante, ma faranno di tutto per vincere quella partita, perché la Madrid ha una mentalità che li porta a vincere sempre e comunque, cosa che si è vista negli ultimi anni. Quindi loro non faranno calcoli di questo genere, non avranno secondo me dei cali che permetteranno a noi di poi di ribaltare, pertanto il discorso di ci sono già degli eventi passati che non, secondo me non regge in questo momento. Noi abbiamo fatto il grande errore di perdere in casa, ovviamente, di prendere 3 gol, contando che i gol in trasferta, cioè per Real Madrid, sono molto pesanti dei gol che potenzialmente abbiamo potuto fare noi in casa nostra, pertanto di per sé è partire veramente con tantissimo svantaggio, che sono più di 3 gol stessi che abbiamo preso. Poi ovviamente c'è il discorso, come ho detto prima, il Real Madrid, quindi di per sé io mi aspettavo un risultato positivo, anche un pareggio, in casa ovviamente nostra, e allora sì che l'impresa di vincere in casa loro sarebbe stata molto probabile, nel senso che alla fine sei forte del fatto dell'esaltazione del momento. Qui è vero che molti giocatori potrebbero rispondere in un modo o nell'altro, potrebbero rispondere con la delusione, quindi arrendersi a quella che è l'evidenza, o invece con doppia rabbia. Spero che sia così, in modo da perlomeno che nel caso in cui non passassimo, cosa secondo me è probabile, perlomeno si esca, non a testa alta, non mi piace come cosa qua, perché chi perde non esce mai a testa alta, perde e basta, testa bassa e pedalare. Però è anche vero che perlomeno uscendo dal Bernabeu non sconfitti, quindi con un pareggio, con una vittoria tirata così, perlomeno ci farebbe parzialmente rimediare la figuraccia fatta. Già abbiamo fatto parecchie ultimamente con la Madrid dopo la sconfitta in finale, quella secondo me è ancora più male, è proprio quella di martedì scorso, perché arriva ai quarti di finale con una squadra rinforzata, mentre l'ho giocata anche bene, quindi proprio è dall'idea che a una partita giocato bene, nonostante tu abbia giocato bene la partita, comunque il Madrid sei riuscito a farti fuori, quindi è un attestato di quelli proprio sono forti, noi siamo veramente molto meno forti di loro, quindi secondo me è stato anche veramente un colpo potentissimo al cuore dei ragazzi che hanno giocato in campo, soprattutto quelli che hanno visto Cardiff, perché hanno visto che no, cioè quello è lo step irraggiungibile e non saremo mai in grado di raggiungerlo, e quindi chiaramente secondo me io spero che reagiscano come dei leoni, ma secondo me qualcuno tremerà un po'. C'è da dire che magari alcuni giocatori che non c'erano all'andata c'erano al ritorno, tipo Pjanic e Benatia non c'erano all'andata e al ritorno magari potrebbero dare delle soluzioni diverse, ma anche a Dybala ad esempio, quindi sarà tutto da vedere.
Quindi riassumendo, ragionando con la logica siamo fuori perché tre gol in casa nostra del Madrid sono pesantissimi e pesano tantissimo. E mettendoci un po' di cuore, c'è una piccola luce personalmente che ancora brilla e che mi dice sì, non dico che passiamo, ma perlomeno faremo una figura dignitosa da Juventus, mostrando le palle e dando una buona speranza anche per il futuro. Perché chiaramente qua, cioè, non è un disastro, siamo arrivati ai quarti di finale meritatamente, abbiamo perso qua la squadra più forte. Quindi questa è una cosa sacrosanta, qualsiasi squadra l'avrebbe perso sicuramente come noi. Fa male perché ovviamente la Juventus, finalista 2 anni su 3, ci si aspetta magari qualcosa di più, visto gli errori fatti nella prima partita. Quindi ragazzi, veramente è un discorso difficile, paradossalmente molto difficile, però non mi sento né di discordare con una parte che del totale pessimismo, nell'altra parte che praticamente ci vede una grande speranza proprio per questa essere Juventus e così via. Capisco entrambe le parti e secondo me è giusto rispettare entrambi i fronti perché in questo caso veramente non c'è una verità assoluta. Io mi trovo un po' d'accordo da una parte e un po' con l'altra. Io sinceramente so che, intanto non so se seguirà la partita perché sono in trasferta per lavoro, spero di sì, ma a prescindere da questo, quello che è certo e quello che rende assolutamente juventini tutti noi non è tanto il fatto di sperare, ma il fatto di supportare la squadra a prescindere da tutto, a prescindere da quelli che sono i pensieri personali circa l'esito di una partita, a prescindere veramente da tutto quello che è successo prima e quello che succederà. Questo è essere juventini. Non è tanto sperare e invece chi non spera non è juventino. Tutti devono supportare, quello che arriverà, arriverà e finirà. Questo volevo dirlo perché molti hanno additato coloro che non hanno nessuna speranza come falsi juventini, che è una cosa sbagliata. I veri falsi juventini sono coloro che non sostengono la squadra. Perché visto che hai perso l'altra volta, adesso non potrei far meglio, pertanto la squadra va su di un da solo se vinci e non se perdi. Ecco, questo è sbagliato, ma pensare positivamente o non positivamente una certa cosa è essere juventini in ugual modo. Questo volevo mettere i puntini su i perché ho visto anche qualcosa del genere in giro. Detto questo, forza Juve, ragazzi fatevi valere, più che altro per l'onore, più che altro. Sarà una partita interessante, forse la più interessante degli ultimi 10 anni di calcio che ho visto. Perché in effetti è curiosa, veramente curiosa, quella che sarà la reazione bianco-nero dopo la disfatta allo stadio. Forza Juve!